Ma c'era però? Del Monte Lazzani, tutta la costa, vedi? Il gruppo della Opel. Ah sì. Troviamo impregnate gunna, ma io sono stato al magazzino del comune a tua insaputa, ci ho mandato a coso sulla maglietta, no, dice non ne abbiamo di queste cose, poi però tante volte si smonta una parete, se si fa un palermo, insomma un comune, un imprese non riusciamo. Delle grandi quecce, questa è Piguzza che è cassuta a un chilometro da qui, questa è acqua che sembra impossibile, una delle pochissime zone umide queste sono corbezzole della Valle dei Corbezzole, mediterranea, ma queste no, non rendono a bianco e nero, ci dovremmo andare, ma ora non posso, ora c'ho, perché ora finisco la prossima settimana, questo credo che sia acqua proprio, questa è Ramarro, sì. Ah, questa è la base qua del Ramarro? La casa dove? No, non è la casa, non c'è sempre, c'era un effetto particolare. Le cose. Sughero già una sughera decorticata, questa è un'altra nella zona di Molara Terrana. Vabbè, che ne mancano, sughero, tutto dedicato agli alberi. Questo che cos'è? Non mi ricordo. Ma questo è il piano delle grandi querce, che c'è un pianoro con una ventina di querce straordinarie. Dove sono? Sto solo un pazzo quando l'ho visto, lo vide. Sul percorso questo dell'anello di Molara, l'anello delle grandi querce, prima non ci poteva andare perché era completamente nell'intrico della vegetazione. Qui? Lo hanno pulito e che non si vede, dentro c'è l'acqua. E questa è sempre terrana, sempre, scusami, il fiume Figuzza che c'è qua sotto. E poi ci sono, ecco, questo calendario su Patagone, perché ci sono tutti i 10 principi della decrescita felice. E quindi mano a mano quali sono le tappe che si dovrebbero percorrere per arrivare a fare un tipo di discorso più vivibile, più sostenibile, senza soffrire e senza rinunciare quasi a niente. E niente, l'ultima una frase, ancora così non dice niente perché sono i testi infilati nella... a me sembra importante rimarcare in questo momento che di fine anno, di consuntivo, di chiusura di conti in positivo o in negativo, è che la sensazione che ho io e che vi voglio comunicare, che voglio condividere con voi, che le forze nostre, le forze dell'ambiente, le forze che riguardano la tutela e la protezione della natura e quindi della nostra qualità di vita, durante quest'ultimo anno si siano abbastanza rimpinguate, le sento più vigorose. Questo è un motivo di gioia, ovviamente, per me, che mi intenerisco anche facilmente, ma vorrei sentire voi se la pensate allo stesso modo. È anche un momento per ringraziare tutti quelli che insieme a noi, questo gruppone ormai, hanno lavorato, hanno sofferto, hanno sudato, hanno diviso sacrifici, hanno impiegato risorse e hanno ricavato anche probabilmente dei risultati di natura personale. Ma anche e soprattutto di natura sociale. Riuscire a fare qualcosa per il sociale da noi è difficilissimo e tutti voi lo sapete, tutti lo sappiamo, però la convinzione che ho io nel chiudere questo brevissimo intervento è che forse ce la possiamo fare se sappiamo restare uniti piuttosto che escluderci, essere inclusivi piuttosto che usare esclusivi. L'uso corretto del piuttosto. Basta. Che piuttosto significa invece. Vi ringrazio. Non significa pure. Vi ringrazio, certo. Certo, questo è giusto. Io vi ringrazio di cuore tutti. In modo molto estemporaneo, però anche abbastanza familiare. Se volete aggiungere, aggiungete.
chiudendo il telefono. Sì, intanto ringraziamo per tutte le cose che voi organizzate e che avete fatto in tutti questi anni, perché siete un punto di riferimento per tutti quanti noi. E quello che diceva Renato noi lo confermiamo, è vero, in questo ultimo anno, noi iniziamo da un anno appena, però siccome non abbiamo trovato difficoltà a riuscire a fare squadra, vuol dire che ora i tempi sono maturi, vuol dire che le persone sentono, hanno capito che cosa significa un po' la situazione di abbandono che c'è nel rispetto dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, di quanto sia importante invece diventare parte attiva. E quindi proprio perché non abbiamo trovato tutte queste difficoltà, evidentemente i tempi sono maturi per stare tutti quanti assieme e riuscire a fare aggregare altri gruppi, altre persone e portare avanti delle iniziative che devono servire sia per informare ma soprattutto per tutelare quest'area, perché lo sappiamo tutti i problemi che ci sono, possiamo fare tanto anche per il discorso della riserva, per farla restituire, valorizzare e tutelare il territorio, quindi certamente lavorando assieme nell'interesse della collettività possiamo riuscire a fare e comunque possiamo riuscire, lo dobbiamo fare, molti di noi stanno per la prima volta facendo delle esperienze che volte nell'interesse della collettività. Abbiamo una responsabilità, anche noi dobbiamo fare la nostra parte come persone, come cittadini di Caltagirone, come persone che vivono l'ambiente, quindi è giusto anche che sia così, in maniera gratuita e spontanea potersi interessare dell'interesse del nostro territorio. Quindi grazie ancora per tutto quello che avete fatto voi in tutti questi anni. Grazie a voi. Sentitissimo a Enzo Donato, che adesso non può tirarsi indietro. Enzo è una delle diciamo nostre più recenti conoscenze. Con l'occasione del CEA Sicilia qualche anno fa ci siamo incontrati e io ho avuto la fortuna di conoscerlo. Quest'anno noi come associazione Ramarro, in occasione del campo internazionale di volontariato ambientale che facciamo tutti gli anni, siamo stati ospiti della realtà di Enzo, dell'associazione Borgata Lami, di cui lui fa parte, che ha sede, pensate, a Lipari. Abbiamo spostato tutto a Lipari, nel villaggio dei cavatori di pomice, e abbiamo fatto un'esperienza ricchissima, della quale forse è solo l'inizio di quello che potrebbe venire anche dopo. grazie. Ed è quello che ci aspettiamo, perché vorremmo aprire, ora lo facciamo con le scuole, però vorremmo aprire appunto questi canali e mettere insieme le condizioni per creare ponti non sullo stretto naturalmente, ma tra queste realtà che permettano appunto di condividere, di crescere, di sentirsi in famiglia, cioè una grande famiglia che è quella dell'educazione ambientale, che è quella appunto del mondo del volontariato, che non ci dobbiamo dimenticare, noi facciamo parte, cioè noi siamo volontari nel momento in cui parliamo alla gente, cominciamo a dare questo contributo che secondo me è importantissimo e facciamo squadra solo quando siamo così attivi, siamo così maggiormente coesi. E quello, cioè, ci uniamo al discorso di Renato, che condividiamo tutti e facciamo nostro ogni giorno. E lo facciamo ora con la scuola. Giusy l'ho conosciuta solo per telefono, oggi ci siamo incontrati e lei è la rappresentante di una scuola di Caltagirone che verrà a Lipari a fare un'attività di educazione ambientale. Perciò ci uniamo, creiamo rete. Dici qualcosa? Allora, io sono un'insegnante dell'Istituto Comprensivo Pascoli di Caltagirone e grazie a Renato e poi a Enzo abbiamo avuto questa opportunità di partecipare ad una manifestazione sportiva che si terrà a Lipari e che ci vedrà impegnati nella realizzazione intanto di una zattera che reggerà su lattine, quindi ragazzi si stanno preoccupando di riciclare appunto queste lattine e poi faremo questa bellissima esperienza in un ambiente che non è comune ai nostri ragazzi, perché molti di loro frequentano davvero l'ambiente marino veramente poco, quindi per loro sarà davvero... E chiedo adesso in diretta
di inserire questo evento nel calendario ambientale 2015. Dai, dai, dai. Montanari siamo. Perché, perché il calendario ambientale nasce qua, in questo momento. Nel 2016 faremo la regata di montagna, va bene? Così vengono. Ok, tutti. Grazie a tutti, ciao. Un pensiero di un filosofo, un pedagogista, un uomo che aveva molta cura, no? Per la natura, proprio perché non ne sentiva la separazione, ma questa unità, ed è Rudolf Steiner, che forse qualcuno di voi insomma conosce, il padre della biodinamica, e ci ha donato questo pensiero che nelle scuole Waldorf viene recitato in quarta classe, quando si inizia a fare botanica, zoologia, e dice questo: il sole dona luce alle piante perché il sole ama le piante, così ogni uomo dona luce all'altro quando lo ama. Con Mario Albano siamo nel bosco di Santo Pietro. Una tua impressione, caro Mario? Mi sto sforzando di mettermi in sintonia, percepire un po' il messaggio di questo posto. Della Sicilia, o comunque se non la riusciamo a fare sotto la vostra presenza di Mario. Abbiamo una foto del 1903, che era ancora sede di un presidio di urbani rurali, che secondo del comune difendevano gli interessi del comune, sì, da tutte le tutte, ogni abbiamo pure facciamo da InfoPoint, facemmo un'oasi dove recuperavamo le tartarughe provenienti dalla città. Abbiamo avuto un progetto a Scuzzara per 15-20 anni, avevamo realizzato una cosa troppo bella con un istituto di recupero e riabilitazione mentale, poi noi cominciamo a rubare tutte cose. Questo bosco! Renato, discorso! Renato, a un certo punto io mi commuovo e non posso più andare avanti. Basta. Salute! Al posto di Santo Pietro e all'orto botanico di Palermo! Viva! Allora facciamo questa brindisi spagnola! Arriva! Arriva! Abaco! Abaco! Al centro e paradentro! Fa piacere. Come gusti, come aspetta, la fragranza. No, 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 no